Yorba Linda, cittadina della California. In una casa è in corso una festa, e per la prima volta si esibisce dal vivo una band punk rock di Fullerton, i Social Distortion. A un certo punto arriva la polizia per interrompere tutto. Il diciassettenne cantante Mike Ness sputa in faccia a un agente in borghese. Nel giro di pochi minuti, il giovane frontman finisce in prigione. Allontanato da casa a 15 anni dal padre e dalla matrigna, con cui passeranno molti anni prima di ristabilire un rapporto, Mike Ness fondò i Social Distortion verso la fine del 1978. Tra le principali influenze del suo turbolento periodo adolescenziale spiccavano i Sex Pistols, i Clash e altre icone del punk britannico, insieme a leggende del rock e del country, come i Rolling Stones, i Led Zeppelin, i Beatles e Johnny Cash, di cui negli anni a venire avrebbe suonato e registrato diverse cover. L'anima ribelle del frontman e chitarrista caratterizzò profondamente i primi anni della band segnati da esibizioni selvagge, risse e scontri frequenti con l'autorità, in perfetto accordo con lo spirito indomabile del punk. I social distortion portarono sul palco una carica esplosiva e provocatoria, riflettendo appieno le sfide e le tensioni di quegli anni, consolidandosi, insieme ad altre band, come autentici simboli della scena punk rock underground. Dopo vari cambi di formazione che coinvolsero Mark Garrett, Casey Royer, Tom Corvin e Rick Agnew, Ness decise di includere nel gruppo il suo grande amico Dennis Danell. Nonostante Daniel non avesse mai suonato uno strumento prima, tuttavia, questa scelta portò all'uscita di Royer e Agnew, che non erano disposti ad aspettare che Danel imparasse a suonare. Poco dopo, entrambi si unirono agli Adolescents, un'altra band storica e pioniera del punk rock hardcore. Il primo singolo dei Social Distortion, Mainliner, Playpen, con Mike Ness alla chitarra e alla voce, Dennis Danel al basso e Carrot alla batteria, fu pubblicato nel 1981 dall'etichetta Posh Boy. Nota per aver lanciato i primi singoli e album di molte band punk locali della Orange County. La band iniziò così a guadagnare seguito e rispetto nella scena musicale californiana. Ness, con il suo carattere irrequieto, continuava però ad avere frequenti problemi con la legge. Le risse con buttafuori e pubblico nei locali divennero quasi una consuetudine, alimentando la sua fama di ribelle. A tutto questo si aggiunsero anche le difficoltà legate alla dipendenza dalla droga, che contribuirono a definire il percorso tumultuoso del giovane musicista. Nel 1982, appena un anno dopo la pubblicazione del singolo, i Social Distortion intrapresero un tour nordamericano insieme agli Youth Brigade e ai Minor Threat. Durante questo viaggio, Adam Small e Peter Stewart decisero di documentare la tournée e l'intera scena punk americana dell'epoca. Ne nacque così Another State of Mind, il documentario pubblicato nel 1984, che offre uno sguardo autentico su quel periodo così ribelle e caotico. E come raccontò uno dei due autori, Scopo del film non era di far vedere punk buoni o cattivi, ma far risaltare le diversità dei vari ambienti. Gli artisti intelligenti, i ragazzi di strada, i punk affaristi. Volevamo percorrerne tutta la gamma. È stato un po' come un'indagine sociologica sulla società punk. Ci siamo accorti che le donne nella cultura punk sono represse come altrove. E che ci sono tanti ragazzi di grande intuito, ma infelici. Ma soprattutto, ci ha colpito il modo gentile con cui ci hanno trattato. Ci sono state anche delle situazioni difficili. Ci sono stati degli scontri, uno particolarmente duro nel Connecticut con una banda di portoricani. In alcuni ristoranti non ci facevano neppure entrare, e diverse volte siamo stati colpiti o presi a sputi dagli stessi fan del punk, perché pensavano che volessimo sfruttare il loro ambiente, cosa ben lontana dalle nostre intenzioni. Dopo il ritorno dal tour, Ness, Daniel, Liles e O'Brien si concentrarono sulla realizzazione del loro primo album, Mommy's Little Monster. Pubblicato nel 1983, il disco è oggi considerato un punto di riferimento nel panorama del punk americano, un'opera che non solo definì lo stile dei social distortion, ma influenzò profondamente anche la generazione punk successiva, lasciando il segno su band come i Rancid, i Green Day e gli Offspring. Dalla rivista Trouser Press a Maximum Rock'n'Roll, fino ad arrivare ad All Music, tutte le recensioni furono entusiastiche. I Social Distortion si affermarono così come una delle formazioni più influenti del genere, conquistando fan e rispetto anche oltreoceano. Veloce, grezzo e intriso di un atteggiamento nichilista, l'album di nove tracce e della durata di soli 28 minuti rappresentava appieno la nascente scena punk della California del Sud. Con brani come Telling Them, Anti-Fashion e Moral Threat, il disco esprimeva una rabbia autentica e viscerale. Il brano d'apertura, The Creeps, I Just Want to Give You lanciava provocazioni ai critici, mentre l'inno anarchico Mommy's Little Monster narrava la storia di due adolescenti ribelli, decisi a rifiutare le convenzioni sociali. Il singolo Another State of Mind, ispirato appunto al tour del 1982, racconta tramite le parole di Ness le difficoltà della vita on the road e la nostalgia per la sua ragazza rimasta a casa. Il successo di Mommy's Little Monster, inserito nel libro dei 500 migliori dischi rock di sempre, non bastò a contenere gli eccessi di Mike Ness. Le sue difficoltà personali, tra problemi con la legge e dipendenze, rallentarono a tal punto la produzione musicale dei Social Distortion, che passarono circa 5 anni prima della pubblicazione del loro secondo album. Tra il 1986 e il 1988, Ness collaborò attivamente anche con un'altra band, gli Easter. Successivamente, il 18 gennaio 1988, i Social Distortion pubblicarono finalmente Prison Bound. Il secondo album con John Maurer al basso e Christopher Reese alla batteria. A differenza del suo predecessore, l'album in questione mostra un suono più raffinato, mantenendo però l'energia e la grinta inconfondibile dei Social Distortion. L'album è una potente miscela di punk, country e blues che delinea il futuro stile della band, combinando l'intensità di Johnny Cash, la velocità dei Ramones, l'irriverenza dei Clash e l'anima rock dei Rolling Stones. Quest'ultima influenza si manifesta anche nella loro cover di Backstreet Girl, aggiungendo ulteriore profondità al sound unico dell'album, destinato ad attirare l'attenzione anche di una major come la Epic Records. Fortunatamente, quel periodo segnò anche l'inizio della rinascita personale di Mike Ness, che riuscì a liberarsi dalla dipendenza dalla droga e a superare i suoi problemi con la legge. Questa svolta positiva coincise con la firma dei Social Distortion, con l'etichetta americana Epic Records che produsse i tre album successivi, Social Distortion nel 1990, Somewhere Between Heaven and Hell nel 1992 e White Light, White Heat, White Trash nel 1996. I tre album segnarono per la prima volta l'ingresso nella Billboard 200, raggiungendo rispettivamente la 128esima, la 76esima e la 27esima posizione, lanciando così i Social Distortion verso un successo sempre maggiore e consolidando la loro reputazione come uno dei gruppi più influenti della scena punk rock. Canzoni come When She Begins, Ring of Fire, Don't Drag Me Down, Story of My Life, When the Angels Sing, Ball and Chain e King of Fools divennero presto, e lo sono tuttora, dei classici e brani imprescindibili nelle scalette dei concerti della band. Dopo la pubblicazione di White Light, White Heat, White Trash, la band prese un'altra pausa durante la quale Mike Ness pubblicò nel 1999 due album da solista. Cheating at Solitaire, che include la partecipazione di Bruce Springsteen nella canzone Misery Loves Company e Under the Influences, in cui Mike Ness presenta cover di altri artisti, tra cui spicca l'ottima reinterpretazione di I Fought the Law. Il 29 febbraio del 2000, però, accadde una tragedia. Dennis Danel, l'amico di sempre di Ness e l'unico membro rimasto al suo fianco nel corso degli anni, morì nella sua casa di Newport Beach, apparentemente a causa di un aneurisma cerebrale. L'evento scosse profondamente non solo Mike Ness, che in passato aveva fortemente voluto Daniel nella band, mettendo l'amicizia prima di tutto, nonostante all'epoca Daniel non sapesse suonare nessuno strumento, ma ebbe anche un grande impatto su tutta la scena punk rock americana e oltre. Nel maggio dello stesso anno, diverse storiche band punk della California del Sud tennero un concerto di beneficenza per la famiglia di Daniel all'Irving Meadows Amphitheater tra cui The Offspring, Pennywise e gli stessi Social Distortion, che salirono sul palco con il nuovo membro Johnny Two Bags, dei Cadillac Tramps, che prese il posto di Dennis. Il sesto album, Sex, Love and Rock and Roll, fu pubblicato dopo un'attesa di otto anni dal suo predecessore ed ottenne un grande successo. Le recensioni, così come le reazioni del pubblico e dei fan, furono eccezionalmente positive. Reach for the Sky, il brano di apertura dell'album, rimane una delle canzoni di maggior successo dei social distortion e cattura perfettamente l'essenza della band di Fullerton. L'album raggiunse la posizione 31 nella Billboard 200 americana e ottenne successo anche nelle classifiche musicali svedesi e tedesche. Inoltre, si trattò del primo album della band a non contenere alcuna cover di altri gruppi. Il successivo Hard Times and Nursery Rhymes fu pubblicato il 18 gennaio 2011 ed è ancora oggi l'ultimo lavoro rilasciato dalla band. L'album raggiunse la posizione numero 4 nella Billboard 200. Questo risultato segnò il primo ingresso dei Social Distortion nella top 10 e il loro miglior piazzamento in quella classifica in 33 anni di carriera.